Voilà, voilà, cari amici della mia vita spaziale, eccoci qui per una nuova puntata dedicata al mondo del digital, dell'informazione, di come cambiare la nostra vita e renderla spaziale. Oggi parliamo di grafica con un'app veramente, veramente interessante, ma la scopriamo subito dopo la sigla. La mia vita spaziale, come il digital può trasformare in meglio la tua vita e il tuo lavoro. Idee, strategie e consigli a cura di Andrea Brugnoli. Spesso ci capita nella nostra vita di dover comporre qualcosa di grafico e per fare questo cosa dobbiamo fare? Dobbiamo prendere un'immagine e magari comporre una serie di immagini una sopra l'altra. Invece di fare come fanno spesso tanti che prendono queste immagini quadrate e semplicemente le appongono una sopra l'altra creando dei quadrati che sono impresentabili, è molto meglio ritagliare il soggetto di un'immagine e metterlo sopra, per esempio, uno sfondo di altro tipo. Oppure la funzione più comune, che spesso vedo invece fatta con questi quadrati bianchi, è quella di ritagliare un logo, per esempio, e posizionarlo sopra l'immagine di sfondo, in modo tale che il logo sia ritagliato giusto secondo i bordi del logo. Come fare tutto questo in modo semplice? Bene, c'è un modo molto, molto efficace per farlo, naturalmente usando i programmi, quelli più gettonati, più blasonati come Photoshop. C'è una funzione, un tastino che si chiama seleziona soggetto oppure seleziona colore, che ti permette di fare una semplice selezione, poi con una maschera di livello, insomma, di ritagliare l'immagine. Quindi maschera di livello, selezione, insomma Photoshop, che tra l'altro è a pagamento. Cosa fare se uno non vuole fare tutto questo, vuole semplicemente ritagliare per esempio un primo piano, un volto, un logo, un'immagine, insomma qualsiasi essa sia, in modo semplice, gratuito, veloce e soprattutto che funzioni bene? Ebbene, ho scoperto un sito molto interessante che ci aiuta a fare questo con un semplice click. Tra l'altro è gratuito e quindi te lo voglio consigliare subito. Si chiama remove.bg e trovi il link nelle note dell'episodio. Semplicemente tu carichi la tua immagine oppure la trascini dentro un quadratino che si trova all'apertura del sito e cosa, voilà, cosa succede? Lui riconosce con l'intelligenza artificiale che tipo di immagine è e subito te la scontorna in modo veramente efficace. Questo quindi è davvero un servizio molto molto buono. Tu non solo quando hai ritrovato la tua persona umana, per esempio selezionata, puoi anche editare questa immagine se c'è qualche piccola imperfezione, ma io ho provato con varie immagini, veramente è miracolosa la cosa, e puoi downloadarla, cioè scaricarla subito con una preview diciamo piccolina che sta sotto i 500k, oppure anche in HD con una full image, quindi a volumi veramente grandi. La funzionalità diciamo con la funzione HD è a crediti, quindi dopo che tu hai consumato i tuoi primi crediti ti chiederà un piccolo abbonamento, ma la funzione già quella normale diciamo in bassa risoluzione è altrettanto efficace. Quindi ora non c'è più nessuna scusa per lasciare quei bruttissimi quadrati bianchi quando metti un logo dentro un volantino oppure su un'immagine oppure anche su semplicemente un post che vuoi fare su Facebook o su Instagram. Anche questa settimana un piccolissimo consiglio. Io ringrazio innanzitutto Andrea, che è uno dei miei ascoltatori del podcast, che mi ha segnalato che il volume andava su e giù mentre io parlavo. Per chi non lo conoscesse, questa è la funzione cosiddetta di ducking scritto, che praticamente come nelle radio tu puoi mettere una musica di sottofondo e quando tu taci la musica sale di volume, quando tu parli la musica abbassa. Io avevo inserito tempo fa questa funzionalità, l'avevo anche settata in maniera un po' aggressiva, forse dava un po' fastidio questo continuo sbalzo di volume. Adesso ho tolto il ducking, quindi questo è il volume
che senti, devo manovrarlo manualmente con la mia console per tirare su e giù i volumi a seconda di quando io sto per parlare. Comunque grazie Andrea della segnalazione, e vi invito sempre a segnalarmi se qualcosa si sente male, insomma non si sente bene. E ho un altro consiglio da dare al termine sempre di una puntata. Vi do un'altra piccola chicca, un altro sito che ho usato proprio oggi, sempre parlando di grafica. Dovevo scoprire quale era il font di un logo di un mio cliente. Siccome non riuscivo a trovarlo, ho trovato un sito molto interessante, trovi anche questo linkato nelle note dell'episodio, che praticamente tu inserisci l'immagine. Per esempio nel mio caso era il logo, ma può essere una fotografia anche di una scritta che trovi per la strada di un cartello pubblicitario, e lui in maniera veramente precisa ti trova il font giusto, quindi lo puoi scaricare e fare tuo per creare qualcos'altro con lo stesso font di quel logo, di quel logo, di quel poster, di quella immagine che hai visto per la strada. Io sono Andrea Brugnoli, questo è il podcast La mia vita spaziale. Se ti è piaciuta questa puntata, metti un bel like, e parlane con i tuoi amici. I commenti che tu metti in iTunes, in Spreaker, insomma dove vuoi, qualsiasi piattaforma tu stia usando, aiutano molto la diffusione del post, perché l'algoritmo, diciamo, di tutte queste piattaforme è che più c'è interazione, più il podcast sale, come dire, in classifica. Quindi dammi una mano a crescere ancora in vista della ormai 500esima puntata di questo podcast, che va in onda ogni sabato alle 7 del mattino. Tutto questo per rendere la tua vita sempre di più spaziale. La mia vita spaziale, come il digital può trasformare in meglio la tua vita e il tuo lavoro, a cura di Andrea Brugnoli.